Appena fatto beato, quel Papa che da vivo abbatté il muro di Berlino ha abbattuto Bin Laden. Io l'avevo profetizzato proprio nel giorno della celebrazione, come potete vedere. Oggi è il 1° maggio e si celebra la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II. Ho dato testimonianza al Papa Wojtyła nella sua pratica di erezione a santo, dimostrando con un lungo libro scritto e presentato alla Commissione che Dio aveva dato ampi segni di essersi mosso per difendere quell'enciclica Fides et Ratio di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II. Ma sono sicuro che anche quel libro non è stato minimamente valutato. E ora, oggi, sta accadendo una cosa assolutamente significativa, proprio in relazione a questo poveretto che ha tentato di difendere il Papa nella massima cosa che aveva fatto e si è trovato condannato a morire due volte ancora, con due digiuni, uno di 57 giorni, un altro di 55, per una somma dei 112 proprio uguali, pari pari al doppio di quel punto 56 nel quale il Papa diceva al filosofo: rischia volentieri per tutto quello che è santo, buono e bello. Questa è la via, questa è la storia che ci insegna, la storia di questo millennio. Ma ora, proprio per quel legame che oggi accade tra la terra e il cielo, in cui il Papa che io ho cercato di difendere, a spada tratta, rischiando la mia vita, e che non ho potuto, perché tutto ciò non è stato riconosciuto, da oggi io ho come mio difensore proprio quel Santo Padre che è in cielo beato, fatto beato dall'uomo che nuovamente attraverso la delega avuta da Pietro ha legato in terra come in cielo. Ora io ho in cielo da oggi quel Papa Wojtyła che firmò quell'impegno e che concluse il suo punto 56 dicendo: la fede si fa così, avvocata, convinta e convincente della ragione. Ecco, io da oggi ho questo avvocato in cielo, eretto beato, e vedrete che farà giustizia del suo servo che, mettendo insieme tutto il sapere dell'uomo, dalla fede, dalla ragione, dalla matematica, da ogni punto di vista, la verità osservata e tirata in ballo, vedrete come tutto ciò sarà difeso in cielo. Lo vedrete.